Ciao ragazzi, siamo qui allo stand HTC con One X, la proposta top level della casa taiwanese. Si tratta di un prodotto con schermo molto generoso, 4.7 pollici con risoluzione 1280x720 pixel, Super LCD 2, veramente un'ottima unità, ha un ottimo angolo di visuale, probabilmente basato su tecnologia IPS, colori veramente molto molto belli. Ad esempio, basta vedere queste immagini, sono veramente molto belli, i colori sono molto vivi. Si tratta comunque di un prodotto che non ha solo lo schermo molto bello, ma soprattutto è molto potente. Infatti ha un chipset Tegra 3 con processore quad-core Cortex A9 da 1.5 GHz, anche se un po' curiosamente qui nelle informazioni del device troviamo scritto che siamo di fronte a un prodotto dual core da 1.5 GHz, probabilmente ho un errore o non so. Per il resto abbiamo un GB di RAM, come scritto anche sulle specifiche tecniche, una fotocamera da 8 megapixel capace di registrare video a 1080p ed è super veloce nella cattura delle foto. Facciamo vedere un esempio. Vedete com'è? È praticamente istantaneo, quindi straveloce. Ovviamente ha anche una camera anteriore per eventuali video chat da 1.3 megapixel. Il design è un po' simile a quello del One S che abbiamo visto poco fa. Qui sotto abbiamo i tre tasti, soft touch, back, home e multitasking, e possibilità di switchare tra le varie applicazioni in uso. Per chiudere un'applicazione basterà appunto trascinare l'applicazione fuori dallo schermo. Sì. Ovviamente il sistema operativo è Android 4.0 Ice Cream Sandwich con interfaccia appunto HTC Sense. Lo vediamo subito nelle informazioni. 4.0 con interfaccia Sense 4.0. All'interno del menu delle applicazioni possiamo un po' vedere come è strutturato. Abbiamo tre categorie, tutte le applicazioni, quelle maggiormente usate e quelle scaricate. Per il resto diciamo, abbiamo delle scorciatoie come quello del market, come la ricerca all'interno delle applicazioni, così come abbiamo visto sul One S. Ovviamente per maggiori delucidazioni sulla Sense 4.0 rimandiamo al video del One S, che pensiamo sia un pochino più esplicito. Questo è un confronto con Galaxy Nexus, vedete come le dimensioni sono molto simili, però quello del One X è leggermente più grande come schermo, 4.7 pollici. Per il resto abbiamo l'NFC integrato all'interno del device. La batteria non è removibile, è una 1800 mAh non removibile, infatti dovrete utilizzarla anche con una micro SIM. Quindi è un po' un problema per chi magari ha una SIM normale, però se siete interessati vi dovete fornire di una micro SIM. Ultima cosa, non ha una micro SD perché ha 32 GB di memoria interna. Per il resto diciamo, le performance sono veramente eccezionali. Vediamo se velocemente il web riusciamo a navigare. Purtroppo da connessione wifi massima, ma in realtà va molto 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 lenta. Però per il resto abbiamo qui anche l'interfaccia del nuovo browser, dove appunto possiamo switchare velocemente tra un tab all'altro e eventualmente chiudere i tab.